Successivamente, negli anni 60, il regista Elio Petri porta il set del film Il maestro dirigevano con Alberto Sordi sul Ponte delle Barche, immortalando così alcune scene. Oh, vero là l'albergo, qui vengono da tutte le parti, sai, da Milano, da Turin, da Novara, da Vercelli. Senti questo, i biscotti italiani sono migliori dei migliori inglesi. Tu sei ignorante, ma mi stai a sentire. Lei è ignorante. Ma mi critica perché è presuntuosa e orgogliosa e non pensa che al denaro. A proposito di grana, quant'è che mi dai? E non lo so, io non sono pratico di queste cose. Non ho mai tradito mia moglie io, te lo giuro. Sono 15 anni che siamo sposati. Venni a fare il militare qui a Vigevano e conobbi Ada. Ci sposammo su. E allora? Con Ada. Vattene, vattene. Adesso basta, Mursi, vogliamo concludere? Vattene! Ah! Matto disgraziato, va all'inferno, impotente! Ecco questa. .45. Il calibro? Prezzo, calibro 28. Scusi, lei c'ha il porto d'armi? E neanche le 45.000. Poco fa sono entrati due amanti. Io sono il marito della signora. Ma veramente? Non si preoccupi, voglio solo una stanza, possibilmente comunicante. Questo è un albergo serio. Non si preoccupi, signora. Voglio solo controllare. Mi prometta però che non mi farà l'inganno. No, no. Ecco, tenga. E Luigi? Senti, avverti subito il commendatore. Bene. Dai, svelta! Negli anni che seguirono, il cinema italiano subì un periodo di crisi. L'arrivo sui grandi schermi dei primi film americani stravolse il modo di fare cinema e gli usi, i costumi, le tradizioni che facevano parte del Made in Italy furono penalizzati. Pensate per esempio al film 2001 Odissea nello spazio, un film girato da Kubrick proprio alla fine degli anni 60, di genere fantascienza,
ebbe veramente un grande impatto sul pubblico.